Splendida cornice di Villa Gualino sulle colline torinesi, abbiamo scoperto che l'innovazione può, deve essere anche business. Vediamo alcuni esempi. Qui vediamo praticamente una cornice multitouch che è apposta su un televisore. Quindi noi abbiamo un televisore normalissimo che è reso multitouch da tale tecnologia. Come funziona? Questa cornice è praticamente dotata di sorgenti a raggi infrarossi che praticamente vengono diffuse su tutto lo schermo formando un piano parallelo alla superficie di tocco e quindi ci permette in qualche modo di interagire col televisore con la superficie proprio in maniera multitouch. Il televisore sembra vivo. Il televisore sembra vivo, sì, perché qui abbiamo dato un effetto praticamente di acqua per far vedere proprio le differenze che si avrebbero con un altro tipo. Che utilizzo ha questo schermo? Questo è un televisore normalissimo che noi però possiamo utilizzare appunto con diverse applicazioni posando più dita e manipolando direttamente gli oggetti che sono presenti. Ci fa vedere? Sì. Questa è un'applicazione che è stata pensata da mettere in una sala di attesa di oncologia pediatrica per bambini appunto. Perché comunque è molto semplice e intuitiva, ha un approccio proprio user friendly. Abbiamo un esempio di due applicazioni, una è il saputello, molto semplice, praticamente dobbiamo prendere l'etichetta e posizionarla sull'animale corretto. In caso sbagliassimo, ovviamente abbiamo un messaggino di ritorno di errore, lo smile, altrimenti abbiamo, ecco qui, il ritorno positivo e la coppia va a posizionarsi di là nell'angolo. Ovviamente possiamo prendere gli oggetti o le label, è indifferente. Questo proprio per dare naturalezza all'applicazione. Ci sono diversi livelli, violini, poi in tema mondiali abbiamo anche le bandiere e questa è una prima applicazione. Qual è la particolarità di questa tecnologia? La particolarità risiede nel fatto che noi possiamo manipolare direttamente gli oggetti che vediamo con estrema naturalezza, senza bisogno di ulteriori artefatti, quali il mouse o la tastiera. È proprio intuitivo al massimo. Questa è la mappa di Torino, Vanchiglia, io abito anche qua da queste zone. Questa è la mappa di Torino, abbiamo provato a mettere una mappa che fosse navigabile con le dita e quindi è possibile spostarsi sulla mappa attraverso l'utilizzo di un dito e ingrandirla attraverso un gesto multitouch del pinch. È fantastico. È una bella cosa, sì. All'interno della mappa sono stati definiti dei punti di interesse, che sono i cerchi rossi che possiamo vedere sulla mappa. Una volta che andiamo a selezionare un punto di interesse, questo apre un menu contestuale a quel punto e è possibile aprire dei contenuti relativi al punto che abbiamo selezionato. In questo caso abbiamo preso ad esempio i 150 anni dell'Unità d'Italia, quindi abbiamo evidenziato i tre anni cardine dell'Unità d'Italia, il 1861, il 1961 e il 2011, e per ogni anno è possibile aprire dei contenuti relativi a quell'anno. In questo caso il 2011 abbiamo accesso a delle foto che possono essere ovviamente ingrandite, quindi zoomate, spostate e ruotate, e possiamo accedere anche alle informazioni che la foto porta con sé, quindi cliccando sul pulsante la foto ruota e all'interno sono presenti, diciamo, le caratteristiche della foto. Ma dove le troviamo queste meraviglie della tecnologia? Per adesso sono qui da noi, in CSP. E poi dove potremmo vederle? Dove sarebbe bello vederle? Speriamo, diciamo, di vederle magari in ambiente museale, in ambiente magari di totem informativi al turismo. Quindi, diciamo, è un po' quello il target che ci siamo prefissati. Quindi uno strumento che potesse essere semplice nell'utilizzo, quindi utilizzabile da tutti, che potesse fornire informazioni e che possa, come dire, fornire delle informazioni multimediali alle persone che lo utilizzano. Allora si può fare innovation for business, innovazione e business? Ma noi crediamo che si possa fare, anzi si debba fare business, però essendo una struttura di ricerca cerchiamo di mettere un po' di benzina nel motore del business. Come? Mettendo a disposizione delle imprese, di tutte le imprese che vogliono utilizzare gratuitamente i nostri asset, cioè i risultati concreti e tangibili delle nostre attività di ricerca, la ricerca che noi facciamo, che è un'attività
fortemente voluta, promossa, sostenuta dalla Regione Piemonte, non la teniamo nei cassetti, la mettiamo a disposizione delle imprese, perché le imprese possano utilizzarla per realizzare nuovo business. Questo è lo spirito di Innovation for Business. Innovazione che tra l'altro avrà anche un utilizzo pratico presto per i cittadini, non soltanto per le aziende. Abbiamo visto alcuni casi piuttosto interessanti. Sì, ci sono alcuni casi molto interessanti, penso in modo particolare a tutte le tecnologie della cosiddetta famiglia multitouch. Ho visto, voglio dire, che stiamo parlando di una televisione che tra l'altro è molto impegnata in progetti innovativi, grazie, come dire, ai processi di digitalizzazione della televisione. Noi abbiamo ben 6 diversi prototipi che rendono la TV interattiva e sono lieto, come dire, di dire che proprio con Quarta Rete oggi pomeriggio verrà presentata all'EBU una sperimentazione realizzata in collaborazione con Sisvel Technology, in cui sarà dimostrata una televisione tridimensionale.